L'ultima parte di questo lungo articolo, le conclusioni, l'ordine spontaneo delle idee e delle parole. Birindelli fa un'analogia tra le distanze tra noi, la Corea del Nord, e gli Stati Uniti nel periodo in cui la libertà di espressione venne difesa e le distanze in astronomia, tipo la distanza fra la Terra e il Sole, fra la Terra e gli altri pianeti, fra la nostra galassia e le altre galassie e così via. Birindelli fa questa analogia per spiegare che la distanza attuale fra l'Italia e la Corea del Nord è minima dal punto di vista della libertà di espressione. È minima se osservata diciamo da un paese come gli Stati Uniti di allora, in cui la libertà di espressione era stata difesa, anche se non in modo completo, ma in modo solamente parziale. I parassiti che ci governano, dice Birindelli, si compiacciono con una sentata borea dell'enorme distanza che separa la libertà di espressione che c'è oggi in Italia da quella che c'è in Corea del Nord, oppure quando si stringono compatti per mostrare il loro sostegno alla libertà di espressione. In questo caso, dice Birindelli, stanno prendendo in considerazione una distanza fra due punti sullo stesso pianeta, tipo Italia e Corea del Nord, come se fosse una distanza proprio geografica, fisica. Birindelli riconosce che c'è questa distanza, c'è una maggiore libertà di espressione in Italia rispetto alla Corea del Nord, ma questa distanza che a quei parassiti, intende i politici, e coloro che diligentemente si recano al seggio per votarli, sembra una distanza enorme, non ha alcun significato se rapportata alla distanza fra la libertà di espressione da noi e la libertà di espressione per come viene intesa in un paese dove viene presa sul serio, cioè gli Stati Uniti della sentenza del caso Sullivan. Questa distanza, riferita agli Stati Uniti del caso Sullivan, Birindelli la chiama distanza A e dice che questa distanza A è incommensurabilmente più grande rispetto alla distanza che ci separa noi italiani dalla Corea del Nord in termini di libertà di espressione. Quindi Birindelli vuol dire che noi siamo tantissimo più simili alla Corea del Nord piuttosto che agli Stati Uniti del caso Sullivan. Figuriamoci poi se consideriamo la distanza, che Birindelli chiama distanza B, fra l'Italia e un ipotetico paese dove la libertà d'espressione esistesse in senso assoluto, cioè coerentemente intesa. Allora sarebbe veramente una distanza cosmologica. Birindelli poi specifica cosa intende dire quando dice: la libertà di espressione negli Stati Uniti all'epoca del caso Sullivan è stata presa sul serio. Lui vuole dire che è stata difesa in primo luogo quando era diretta contro lo Stato e i pubblici ufficiali e che tale difesa, per quanto incompleta e parziale, è avvenuta anche sulla base di principi generali e non solamente, come accade nel caso del positivismo giuridico, sulla base di decisioni arbitrarie particolari dell'autorità rappresentativa della maggioranza. Già la distanza A, dice Birindelli, è talmente grande rispetto alla nostra situazione in Italia che qui da noi, in Europa e in Italia in particolare, sembra inconcepibile quello appunto che è accaduto negli Stati Uniti con la sentenza Sullivan. Figuriamoci appunto la distanza B, in un ipotetico paese dove la libertà di espressione fosse totale. Birindelli passa poi all'analisi della libertà di opinione, non solo quella di espressione, e spiega che in Corea del Nord i reati di opinione ci sono come, ma l'aberrazione dei reati di opinioni è evidente. Tuttavia Birindelli mette in guardia, parafrasando, anzi citando le parole di John Stuart Mill, se un'opinione è obbligata al silenzio, quell'opinione può essere vera. E se anche fosse sbagliata, potrebbe contenere, molto spesso contiene, una porzione di verità. E poiché l'opinione generale o prevalente, su qualunque argomento, è raramente o non è mai l'intera verità, è solo attraverso la collisione di opinioni avverse che la parte restante della verità ha una qualche possibilità di emergere. Quindi ritorna qui il discorso del libero mercato delle idee e delle opinioni. Rileggiamo: l'opinione generale o prevalente su un qualsiasi tema non è mai l'intera verità.
E quindi la parte restante di verità può emergere soltanto attraverso la collisione, cioè il confronto di opinioni avverse. Infine, anche se l'opinione generale fosse vera e costituisse l'intera verità, se non ci fosse anche però una contestazione vigorosa e sincera, quindi il confronto delle idee e delle opinioni, il libero mercato delle opinioni, allora l'opinione prevalente, benché vera, sarebbe tenuta alla stessa maniera di un pregiudizio, con poca comprensione o sentimento per le sue basi razionali. Quindi il confronto è importante anche per confermare l'opinione generale, anche nel caso in cui fosse giusta. Quindi l'ordine spontaneo, quindi il libero mercato, svolge il suo ruolo non solo in ambito strettamente economico, ma anche nell'ambito delle idee, delle espressioni del pensiero, delle affermazioni, delle opinioni, della credibilità. Distruggere l'ordine spontaneo in questi ambiti, cioè violare la libertà di espressione, vuol dire distruggerlo anche in ambito economico. La libertà è una. Non è possibile avere libero mercato e capitalismo, quindi prosperità, senza la sovranità della legge, L maiuscola, intesa come principio. Allo stesso modo, non è possibile averli senza libertà di espressione. Segue poi tutto il lungo elenco delle note riportate nel testo dell'articolo.